chiaro che quando c'è la diagnosi, quando si riesce a diagnosticare in tempo, poi ci sono vari metodi e la terapia diventa, diciamo, è varia a seconda della diagnosi. E quindi sappiamo che quella più comune è la chirurgia nel caso del collo. Quindi a questo punto il dottor Tricarico ci potrà dire l'efficacia delle nuove tecnologie, perché mi pare di aver capito che si è entrata anche la robotica nel campo del tumore al colon retto. Buonasera a tutti, grazie al moderatore per avermi dato la parola e felice di questa conoscenza, ma grazie soprattutto ai due organizzatori e all'associazione, in particolare a Domenico Merlicco e a Massimo Lombardi. Se devo usare un termine per indicare Merlicco e Lombardi, userei il termine sensibilità, perché loro, con quello che fanno quotidianamente nella loro attività, dimostrano proprio una sensibilità che è a 360 gradi, una sensibilità verso l'ammalato prima di tutto, perché sono dei personaggi che sono dotati di grande umanità. Aver costituito un'associazione che si possa occupare delle neoplasie, del trattamento dei tumori, un'associazione che si può avvicinare a chi si imbatte in questa malattia, mostra grande sensibilità. Operare in una realtà che non sempre ha il massimo dell'organizzazione, perché per poter essere ben organizzata c'è bisogno di tantissimi mezzi. I mezzi oggi per la politica sanitaria del nostro paese si stanno concentrando verso gli ospedali grandi, perché la storia ha dimostrato che si può realizzare di più se si concentra la patologia, cioè se si fanno i numeri, con i tanti numeri, con numeri alti, il trattamento può migliorare sempre di più. Quindi loro, nonostante, diciamo, delle carenze che comunque esistono nella loro realtà, nella realtà nella quale operano, dimostrano grande sensibilità, grande attaccamento al loro lavoro, e quindi a me andava di spendere qualche termine per sottolineare questi aspetti. Poi veniamo alla relazione. Sul programma hanno scritto lettura magistrale. La lettura magistrale, cioè maestri nella vita, ce n'è uno solo, sappiamo chi è Gesù Cristo. Noi ci possiamo considerare dei testimoni di vita, cioè della nostra professione. Siamo persone che ci dedichiamo al nostro lavoro, e quindi dedicandosi molto alla nostra attività certamente abbiamo raggiunto delle esperienze tali che ci permettono poi di poter presentare la nostra esperienza e parlare in una certa maniera. Poi sono particolarmente felice di stare qua stasera, perché io sono a metà, sono lucerino, perché mia madre era di Lucera, quindi fu adocchiata da mio padre che è di Troia, a Foggia, e quindi sono contento di stare qua, anche per questo motivo. Sono al 50% di Lucera. Veniamo delle cose che ha detto il dottor Roggio. Il dottor Roggio quindi ha presentato, ha fatto un excursus sulla malattia, ha presentato delle cose. Io volevo sottolineare qualche piccolo aspetto un attimo, quindi sullo stile di vita, perché noi la prevenzione primaria oggi è difficile, perché siamo travolti da quello che sta succedendo nell'ambiente, perché è palese sotto gli occhi di tutti. Il dottore qui vi ha raccontato quello che succede nel napoletano, nel beneventano, nel casertano, però è dappertutto, cioè intorno a noi, a Foggia, a Lucera, c'è di tutto e di più, a Troia, dappertutto. Ogni tanto si scoprono delle discariche nuove, ogni tanto vediamo degli incendi strani, spontanei, notturni, dove distruggono delle cose, i cosiddetti rifiuti speciali, che ritirano, poi non sanno come smaltirli e quindi li devono togliere di mezzo, li bruciano, soprattutto quando qualcuno sente che sta arrivando il controllo, e quindi cercano di far sparire tutto perché non hanno i mezzi per poterle. Quindi, non potendo fare questa prevenzione primaria, ambientale, perché tutti noi poi più macchine possiamo comprare, più macchine abbiamo, più possiamo usare la macchina inquina, e inquinano tante cose, tutto quello che sta nell'aria, tutto quello che sta nell'alimentazione di un certo tipo. Queste discariche con i percolati finiscono poi nelle acque, pure l'acqua che ci beviamo in certi momenti può essere dura.
Però siamo talmente travolti da queste cose, siamo talmente che è difficile fare questa prevenzione primaria. Quindi dobbiamo usare almeno quelle cose che servono, che noi possiamo fare ognuno di noi. Allora, se noi sappiamo che il fumo di sigaretta è nocivo, se l'abuso di alcol è nocivo, quello dipende da noi. Cerchiamo di non fumare, cerchiamo di adottare uno stile di vita alimentare che sia giusto fare. Il sindaco stasera se ne è venuto in dubbio, dimostra buona volontà, cioè ognuno di noi dovrebbe, cioè a fare gli atleti o a fare i corridori, non è neanche giusto, però nemmeno dobbiamo conservare quell'abitudine di prendere la macchina anche per andare a comprare le sigarette, facciamo 2 anni, 3 anni, cioè la sedentarietà, usiamo la macchina e quindi inquiniamo e andiamo a comprare sigarette che sono... E quindi questo è lo stile di vita, che è un fatto che va sottolineato molto, cioè ognuno di noi dovrebbe fare, cioè dovremmo stare tutti in forma per cercare, poi le malattie possono arrivare allo stesso, perché c'è sta chi dice io non ho mai fumato perché ho un tumore al polmone, ma sono le eccezioni quelle là, sono la difesa per chi dice vedi che ti è venuto lo stesso il tumore, però quella sarebbe prevenzione. Poi l'altro aspetto della prevenzione, questa prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce, noi dobbiamo arrivare più presto a una diagnosi. Allora il sangue, la ricerca del sangue occulto nelle feci è una cosa banale. Se è positiva la ricerca del sangue occulto, non significa che uno tiene il tumore, però significa attenzione, vai a vedere perché potresti avere il tumore. Allora, se noi aspettiamo i programmi di screening che vengono organizzati, che qualche cosa a Foggia e provincia, pure c'è stato, ci fu un progetto tempo fa che era intitolato molto opportunamente 600 vite da salvare, quindi ci furono i gastroenterologi, i medici che presero questa iniziativa e fecero fare il sangue occulto nella popolazione. E in realtà l'obiettivo delle 600 vite da salvare c'è stato, perché facendo questa ricerca a tappeto furono scoperte parecchie persone che avevano dei polipi a cui furono tolte. Adesso i numeri non me li ricordo a memoria, però ci fu un certo numero di scoperte di polipi, e quindi quella è la prevenzione, perché se poi lo togliamo il polipo, lo togliamo endoscopicamente, quindi con un gesto abbastanza semplice, abbiamo fatto prevenzione. E furono scoperti dei tumori in fase iniziale, dove fu fatto un intervento chirurgico, diciamo, tempestivo, e quindi i pazienti se ne sono potuti giovare. Quindi ci tenevo a dire pure questo. Poi la terapia. La terapia principale del tumore, del colon e del retto è la terapia chirurgica, quindi le operazioni. Allora, oggi noi chirurghi, ma tutto il mondo medico, è sopraffatto dall'esplosione della tecnologia. Cioè, in pratica sta succedendo che mentre uno si è aggiornato su un particolare, dopo un mese c'è un altro particolare, un nuovo aggiornamento. E questi aggiornamenti, tutte queste cose, di questa esplosione, costano un sacco di soldi, perché sono tutti attrezzature, device, cioè mezzi che ci servono poi per poter fare le operazioni, che cambiano continuamente, quindi noi dobbiamo stare dietro a tutte queste cose, dobbiamo avere le risorse economiche per tutte queste cose. E quindi sentite questi discorsi che la sanità costa, che certamente è costoso, perché se noi ci dobbiamo attrezzare sempre di più e sempre meglio, ci vogliono i mezzi. E certamente diventa anche un discorso politico, anche di tipo regionale e statale, no? Perché è noto a tutti che ci sono delle regioni che teoricamente sono più virtuose, sono più dotate di mezzi economici e quindi attrezzano i loro ospedali, le loro sale operatorie forse meglio e di più di come possono fare altre realtà dove per il passato questo virtuosismo non c'è stato. Ma non voglio fare un discorso politico, sennò ci ingolfiamo in una situazione così, e quindi stanno un po' più dietro, devono fare i piani di rientro e quindi i mezzi scarseggiano, si riducono, non sempre vengono utilizzati nella giusta direzione, e quindi diventa un discorso anche difficile politicamente. Però ci vogliono i mezzi per fare una buona sanità. E allora vi dicevo di questa esplosione della tecnologia. Certamente l'esplosione della tecnologia, la possibilità di avere dei mezzi come quelli che esistono oggi, migliora i risultati. E quindi Roger mi ha potuto dire prima che in realtà stiamo vedendo che i risultati migliorano. E oggi a noi in ospedale contano tutti i peli, nel senso che prima poteva esistere un concetto di autoreferenzialità. Allora dice Tricarico è bravo, perché Tricarico forse si sa vendere bene, quindi dicono che è bravo, è capace di vendersi bene, tutti dicono che è bravo. Però oggi
quel concetto che dicono che è bravo, bisogna dimostrarlo, stanno i dati, e i dati parlano chiaro, cioè la regione, lo Stato, a noi ci controlla in tutto e per tutto. E allora sta venendo fuori un discorso di centri di riferimento. Io vi dico queste cose per farvi capire che succede nella sanità. Che significa centro di riferimento? Cioè si cerca di portare più malati di quel tipo di patologia in centri attrezzati per poter affrontare quella patologia. Per poterla affrontare bisogna dimostrare di avere l'esperienza e i mezzi. E quindi, perché se io in un anno opero un tumore, ho 10 tumori, è troppo poco per farmi l'esperienza. Ma non è solo l'esperienza del chirurgo, è l'esperienza di un gruppo che si dedica a quella patologia. E viene fuori quest'altro concetto importante, sto cercando di darvi dei concetti: la multidisciplinarietà. Cioè non si può affrontare un tumore con la buona volontà di tricarico, semplicemente tricarico o di lombardi, si deve affrontare avendo a disposizione tutte le risorse che concorrono a trattare al meglio quel tumore. E quindi la multidisciplinarietà, che non deve essere un bel termine che usiamo nei convegni quando dobbiamo parlare, cioè là c'è la multidisciplinarietà, oggi dobbiamo... Multidisciplinarietà significa che dobbiamo avere le risorse, le persone e soprattutto la mentalità, perché non dobbiamo sentirci più dei protagonisti, dici no, il protagonista sono io, sono quello che devo curare, devo fare, devo comandare, devo dire. No, bisogna mettersi insieme a collaborare in maniera seria per poter ritagliare per il paziente la terapia migliore. E viene fuori un altro concetto, che è quello della cosiddetta tailored therapy. Cioè oggi su ogni paziente, in base a tutte le caratteristiche del tumore di quel paziente, si può ritagliare la terapia più giusta e più redditizia per quel paziente. Quindi tailored therapy, che significa il sarto. Cioè noi dobbiamo confezionare per ogni paziente un vestito adatto. Allora prendiamo i tumori del colon retto, abbiamo a disposizione la terapia chirurgica, abbiamo a disposizione la chemioterapia, abbiamo a disposizione oggi con la chemioterapia, abbiamo fatto dei progressi da gigante, abbiamo dei farmaci nuovi, i cosiddetti farmaci, i farmaci immuno diciamo competenti, la radioterapia. Dobbiamo mettere insieme queste specialità per cercare di dare al paziente il meglio possibile. E per poterlo dare, ripeto, il concetto di multidisciplinarietà è organizzazione che deve mettere insieme questi specialisti e li deve fornire anche dei mezzi, perché per fare la radioterapia oggi ci stanno delle strumentazioni che costano un occhio della fronte. Quindi dotare tutti gli ospedali della provincia di Foggia, per esempio, di radioterapia non esiste, non è attuale, non sarebbe produttivo. E quindi ecco che avviene questa concentrazione verso i centri di riferimento. Dicevamo terapia chirurgica, esplosione di tecnologia. Oggi esiste la chirurgia open, che è la chirurgia aperta, quindi la laparotomia dove si taglia. Esiste la chirurgia laparoscopica, che si fa con la laparoscopia, dove si fanno la famosa chirurgia dei buchi. Quindi si fanno 4 buchi, 5 buchi, per poter fare l'intervento alla stessa maniera che si fa in opera. Ed esiste oggi la chirurgia robotica, altri costi, dove c'è il robot, ma non è che è il robot che fa l'operazione, l'operazione la fa il chirurgo utilizzando queste braccia del robot che entrano nella pancia, ma chi comanda il gesto è sempre il chirurgo. Questo per precisarvi un altro concetto importante, perché va fatta questa precisazione, che c'è un po' di confusione. Cioè alcuni pensano che se fanno la chirurgia laparoscopica è una chirurgia migliore, è una chirurgia... No, non è così. La chirurgia laparoscopica, cioè la chirurgia in pratica non è cambiata. Se la facciamo in aperto, per esempio colon destro, intestino di destra, bisogna toglierlo, si chiama emicolectomia destra. Se noi dobbiamo togliere il colon destro, il principio è sempre quello: possiamo togliere in aperto, lo possiamo togliere in laparoscopia, lo possiamo togliere con il robot. Cambia per il paziente, cambia il decorso postoperatorio, cioè non abbiamo più il taglio sulla pancia che ci dà tanti dolori, abbiamo dei buchi dove però noi con i buchi abbiamo fatto la stessa operazione che abbiamo fatto in aperto, quindi con gli stessi rischi, con le stesse modalità,
Quindi di fatto i principi della chirurgia rimangono sempre quelli, non è cambiata la chirurgia, è cambiata la maniera di entrare nella pancia di un paziente, cioè invece di aprire completamente. Poi in realtà si dice pure ai pazienti che in una percentuale abbastanza alta ancora oggi di situazioni si può entrare con i buchi e uscire con il taglio, perché il chirurgo entra con i buchi e va a fare l'operazione. Se ha delle difficoltà, se ha bisogno di mettere anche le mani per poter fare meglio l'operazione, lo deve fare, quindi non deve avere, non è una sconfitta, dici io apro perché ho avuto difficoltà e quindi apro. Perché l'obiettivo del chirurgo è quello di fare un'operazione radicale, fare un'operazione corretta da un punto di vista oncologico, cioè queste metodiche diciamo più nuove, che comunque sono giuste perché portano dei vantaggi al paziente, devono essere introdotte con la necessaria esperienza per poter fare un intervento oncologicamente corretto. Oncologicamente corretto significa che noi dobbiamo poter togliere l'organo interessato dalla malattia in maniera corretta, cioè senza lasciare tumore all'interno della pancia del paziente, perché sennò dice abbiamo fatto l'intervento in laparoscopia, poi dopo un anno, sei mesi la malattia riparte. E quindi questi aspetti. La stessa cosa è pure il robot, cioè il robot è un mezzo che serve al chirurgo per, in pratica il chirurgo da open, da aperto, si è trasformato in chirurgia, in laparoscopista. In questo momento la chirurgia che va di più è questa laparoscopica. Però si sta introducendo il robot che con il tempo dovrebbe superare completamente, cioè tra qualche anno i chirurghi faranno tutto con il robot. Adesso i costi del robot sono sproporzionati, perché per mettere su un intervento di chirurgia robotica i costi lievitano i costi e lievitano i tempi. Lievitando i tempi aumentano i costi, perché se un chirurgo può fare due operazioni in laparoscopia nello stesso tempo, e ne può fare una sola con il robot, la malata aspetta, e in più abbiamo speso molto di più. Però la strada del progresso è quello, quindi non bisogna avere timore oppure arroccarsi come può fare qualcuno, dice no, io opero bene in aperto e rimango con la chirurgia aperta. No, io devo andare avanti nella laparoscopia, devo andare avanti anche nella chirurgia robotica, perché con il tempo si va in quella direzione, e quindi noi dobbiamo essere pronti a capire come sta andando la strada in questo momento e quindi arrivare a quanto di meglio poi possiamo offrire ai nostri pazienti. Vi avevo detto di questo trattamento multidisciplinare che è una cosa decisiva, eppure qua voglio sottolineare qualche altro aspetto. Oggi non c'è solo il chirurgo, non c'è solo l'oncologo, non c'è solo il radioterapista, c'è sta un'altra figura molto importante, che è quella del biologo molecolare e del genetista. Cioè in pratica per fare quella terapia che abbiamo detto ritagliata sul paziente abbiamo sempre più bisogno di caratterizzare al meglio il tumore. Perché? Che succedeva? Dice ma io ho fatto l'operazione corretta, ho fatto la terapia corretta, dice a quelli va bene, e invece quest'altro ammalato non risponde alle terapie, c'è ripresa di malattia. Perché probabilmente noi non conoscevamo le caratteristiche biologiche di quel tumore che ci potevano indurre a trattare l'ammalato in maniera più opportuna, quindi con delle terapie che ci vengono indicate da questo specialista, che è questo che fa gli esami, quindi l'anatomopatologo, biologo molecolare, che fa gli esami sul pezzo che il chirurgo gli manda e che gli dice tutte le caratteristiche biologiche del tumore. Quindi questi numeri che ha presentato il dottor Roggi, che prima ha dato un po' di numeri quando l'avete sentito, che di questa escalation dei tumori è una sensazione reale, cioè tutto è palese che i tumori sono in aumento. Però quei numeri in positivo che va dato, cioè che i trattamenti stanno migliorando, è un altro fatto reale. I trattamenti stanno migliorando e le sopravvivenze stanno migliorando. Cioè prima noi, io incontro sempre di più persone che ci dicono, dice dottor, vi ricordate? Ma avete operato 10 anni fa, 15 anni fa, dice non è successo più niente. Prima era un dramma sentire del tumore in una famiglia, no? Dice quello c'ha il tumore, quindi cade il dramma, che dottore, per carità esiste, è così, la realtà è quella. Però oggi va visto in maniera anche un poco più serena, perché i mezzi per potersi curare ci sono. Quindi
E saranno sempre migliori, però se facciamo la prevenzione, quindi torniamo un attimo indietro, quindi allo stile di vita, alle cose che abbiamo detto prima, senza che le ripetiamo. Quindi ci vuole quello, e ci vuole questa capacità sempre migliore poi di affrontare il problema, che si realizza attraverso questa competenza che stiamo acquistando sempre, sempre di più. Quindi io chiudo con un discorso, diciamo, positivo, propositivo di speranza, perché poi tutti noi siamo dei potenziali malati, quindi speriamo di poter essere trattati sempre meglio e sempre con più capacità. Grazie per l'ascolto.